Ciao ragazzi, allora stiamo andando a Napoli per la prima puntata di Racchette da Incubo. Oggi abbiamo un amico che tra l'altro ho conosciuto nel gruppo Padelisti Negati, il mio gruppo Telegram, quindi se volete scrivetevi anche lì, che ogni giorno parliamo di padel, dintorni e si aprono opportunità, come ad esempio questa che è capitata all'amico in questione. Bene, saremo al negozio di Padel Guru di Napoli per sfruttare la macchina lanciapalle per provare un po' di racchette. E il ragazzo di oggi, che vuole provare praticamente una Raptor, è interessato alla Raptor, gli farò provare qualcos'altro per vedere se la sua idea in realtà è corretta o se qualcosa di forse un filo più maneggevole è meglio, perché lui viene da una decina di anni di tennis, qualche anno di stop e sono 6 mesi che gioca a padel. Andiamo a vedere e speriamo che non sia realmente un incubo, anzi che questo incubo diventi un sogno alla fine di questo test, quindi di trovare la racchetta dei propri sogni. A tra poco. Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo format che si chiama Racchette da Incubo. Per fortuna Giuseppe, l'amico che abbiamo qui oggi, non ha avuto troppi incubi, semplicemente ha bisogno di una rinfrescata alla sua racchetta e quindi partiamo con una consulenza. Quindi Giuseppe, presentati e fammi capire che cosa ti occorre. Allora, io sono Giuseppe, gioco a padel da 6-7 mesi e cerco una racchetta che mi aiuti in quello che mi manca di tecnica di braccio. E mi raccontavi che tu vieni dal mondo del tennis, quindi Sì. Hai già un background di mondo di racchetta. Sì, in realtà cerco proprio le sensazioni di quello che provo a tennis, voglio dire, quale racchetta mi può aiutare in questo. Ok, quindi l'obiettivo di oggi sarà quello di darti una racchetta che possa darti la maggiore sensazione possibile e la maggiore fiducia possibile sui tuoi colpi. Esatto. Sfruttando il fatto che tu già abbia giocato a tennis. Sì. Ma, ricordiamolo, tennis e padel sono un po' diversi. Totalmente diversi. Per cui non pretendiamo di trovare una racchetta che sostituisca quella da tennis, ma pretendiamo di dare la possibilità a Giuseppe di trovare qualcosa che gli dia fiducia nel suo gioco. E ora andiamo a provare qualcosa alla lanciapalle. Oggi siamo qui al negozio Padel Guru di Via Schipa, dove appunto c'è la macchina lanciapalle, non è un campo, ma per l'occasione proveremo a capire proprio le sensazioni, perché a Giuseppe occorre la sensazione, la prestazione in campo la verificherà lui dopo. Allora, il primo step qual è? Giuseppe ha già in mente alcune racchette e voglio che provi prima le top, quindi adesso andiamo a prendere le racchette che ti interessano di più, poi magari iniziamo a limare qualcosa e vediamo le sensazioni quali sono. A quali racchette eri interessato? Allora, visto che parliamo di top, io volevo provare appunto la top della Varleon, proprio perché ne parlano tutti benissimo e sono comunque racchette al top, giusto per provarla. Top Starvai, quindi Raptor nel, caso. Nel mio caso, che era una delle mie preferite. Qualche Babolat. Ok, ti faccio provare le Babolat, la serie Viper, e visto che vieni al mondo di racchetta, per curiosità ti farò provare anche la Kraken Pro. Sì, molto incuriosito dalla Kraken. Ok, vai. Allora, primo step è partito con una Varleon Born Summon Prisma Radio, quindi top top top. Come la senti? Ti piace l'impatto? La sensazione com'è? Sto cercando il punto dolce. Sweet spot, perché... ok. Pallozzo tutto dritto. Ok. Un po' più su, infatti sta impattando nella parte centrale. Lo sto prendendo qua. Sì, sta impattando nella parte centrale, quindi ecco perché la senti un po' rigida. Ok, vai vai tranquillo. Ok, dagliela un po' di più. Che tu stai impattando, ecco, una cosa che vedo per esempio è che una diamante in realtà non è il tuo genere, perché la porti soprattutto nella pancia della racchetta. No, lo sto prendendo sempre. Sì, 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 infatti. La prendi molto nella pancia della racchetta, quindi evidentemente hai un punto di impatto più basso. E quindi, secondo me, questo è già un segnale del fatto che bisogna andare a prendere qualcosa che non sia a diamante, ma bisogna già scendere, secondo me, verso una goccia. Probabilmente la tua idea di andare su una Raptor è corretta. Poi, se può essere... Sento anche un la po' senti, il braccio. Perché questa è tosta, il bilanciamento alto ce l'ha ed è una racchetta massiccia. Quindi, credo che... Io comunque sono fuori allenamento, però sento che il braccio si è stancato. Qui parliamo anche di una pala top, cioè questa è veramente una pala top per prestazioni, per sensazioni, ma anche per richiesta. Quindi è sì più morbida rispetto alla Summon Prisma di poco, però è sempre una pala pesante, anzi questa ha un peso maggiore rispetto alla Summon Prisma. Non mi ha fatto l'effetto wow, devo dire. Questa faccio vedere la sento mia. Faccio vedere io.
questa l'ha usata così, vedi? La prendi in testa proprio. Capito? L'impatto è proprio più sopra, se la pigli qua nella pancia è dura, vedi? Cambia proprio il rumore. Sì. Invece se la pigli su, anche quando vai sul tocco, vedi? Se la prendi qua, se la prendi qua muore. Se la prendi sopra parte. Sì, fa tutto un altro rumore, il rumore è proprio tutto cambia. Qua. Vedi, anche non la devi nemmeno spingere, se la devi solo mandare, la mandi e quella va da sola, perché ha il bilanciamento sopra. Se la pigli qui non attivi la leva. E questa io la adoro sta racchetta, però ci vuole un mutuo. Ci trovi a tuo agio, non è... ci vuole un mutuo. Ci vuole un mutuo. E la Meteora invece com'è? La Meteora è una racchetta un po' più da controllo. Ci sta test? No. Vedendole è la molto simile all'Astrum. È molto simile all'Astrum, spinge facilmente meno e ha una sensazione più rigida di impatto. Quindi è una racchetta molto sensoriale, ma più da controllo. Quindi dipende da quanto controllo vuoi. Se vuoi tantissimo controllo, la Meteora ne vale la pena. L'Astrum secondo me è in generale più facile, un po' più completa. Anche quando vai a smesciare, è vero, la Meteora esce prima, però l'Astrum, se ti vai a calcolare, boom, la botta da dare, fa un po' più tutto da sola. È molto bella, esteticamente è proprio bella. Esteticamente è molto bella, io non amo le pale bianche. Neanche io, infatti la Raptor dell'anno prima non mi piace esteticamente. Allora, andiamo subito su Sarvai Raptor. Metti il cordino al manico che è meglio. Il cordino è un'altra cosa che non mi fa impazzire. Il cordino si risolve con la questione dell'elastico. So che ti ricordi il mio vecchio video? Sì, l'ho visto. 50 centesimi e togli il problema. Ok, procediamo con la amata Raptor. E mi sembra che già parta di più, no? Sì. Quindi? Sensazione più piacevole? Allora, sento che... Innanzitutto la centro molto meglio. Sì, perché vai più nella pancia del telaio. Tipico, diciamo, del tennis. Sto provandolo a varie velocità per capire pure sì, per quanto capire quanto dà la racchetta. Vedi, se gliela tiri, tira. Questo è il bello della Raptor. Già senti che spara di più e più facilmente. Sì. La palla esce. La palla esce, tu... In termini di maneggevolezza, la senti sul braccio? Allora, sento che a rete potrebbe essere più un po' più scomoda. Sì? Senti il peso sopra? Sì. No, però sì. Come punto di impatto, secondo me, è quello là. Lo trovo naturale il punto di impatto. Il punto di impatto è molto naturale. Adesso ti faccio provare l'M27, che è sempre su quel genere lì, ma con un bilanciamento più basso, un po' più scarica. Questa è proprio la mia. Sembra mastodontica. Sembra grossa, ma in realtà si muove meglio. Con questa avrai tendenzialmente più controllo e una sensazione di minore uscita, cioè hai proprio la sensazione che controlla di più in realtà. È sempre una full carbon ed è una media in termini di impatto. Non so se noti, la tiene un attimo dentro in più rispetto alla Raptor. Ti dà più confidenza nella gestione del colpo. Questo è più facile. Non so se il termine è giusto. Facile? Sì, sì. Questo io l'ho dichiarato come il top di gamma più facile in assoluto. Ma in realtà è talmente concreta. Poi comunque la differenza dei top si sente che sono top perché... La racchetta ti fa il lavoro insieme a te. Lavora insieme a te. Sì. Cioè, le altre, non sei tu che devi spingere, io la sento che la palla se la centri, esatto. La palla va. Le altre che tu hai provato in realtà hanno due caratteristiche diverse. Una che è molto sbilanciata in testa e quindi va un po' da sola. L'altra invece ha un cuore molto generoso con una faccia reattiva e quindi tende a sparare un po'. Questa invece è una palla molto più progressiva. Cioè tu le dai, lei ti dà. E non fa niente più di quello che tu le chiedi. Poi M27 come senti ha un sound un po' particolare, fa un boah, fa un rumore molto pieno. La sto centrando Sì, su questa sì.
Bello, bello il rumore. Questa sì. Bello il tac. Sta impattando, tac, diciamo, sulla, leggermente decentrato, ma comunque vicino alla, al centro della R. Senti, fa, questo è il rumore giusto. Fa, esatto, anche da quello capisci se la pala sta funzionando. Questo è il punto esatto. Bella racchetta. La trovo pure comoda in mano. Questo è meno, meno pesante in mano. Questa è la mia scelta attuale perché chiaramente provando 1000 racchette, poi sono amante Royal, è stata la mia prima racchetta seria, è un po' come fosse il primo amore, diciamo, quindi... Poi c'è pure un manico un po' più... Manica più consistente, ma io ancora lo devo lavorare perché lo personalizzo. No, te devo squadrato proprio. Sì. Molto squadrato. Sì, sì, sì. Poi la dimensione è buona nel manico Royal, è corto, ma con questo svaso qua tu ci puoi lavorare per fare determinati accorgimenti per personalizzarla. Faccio vedere come la uso io. Chapeau. Si vede la tecnica, la differenza del bot. Vabbè. Però il discorso è, al di là della, della tecnica, la racchetta ti deve funzionare. Se vieni al mondo del tennis, io sono convinto che la racchetta di basso livello non ti aiuta. Mm. Soprattutto se quello che cerchi è la sensazione. Mm. Perché al di sotto di una Raptor, cioè il minimo, secondo me, che tu puoi pensare. Ora ti faccio provare queste, che sono le best buy. Soprattutto la, questa qua, l'Avant. Però questa mi sembra sempre una diamante. È una goccia. Una goccia. È una goccia che sembra molto aggressiva, ma in realtà è una sorta di Raptor più facile. Mm. Perché è meno estrema di bilanciamento, è meno pesante e ha il contrario della Raptor. La Raptor ha l'esterno duro e il cuore soft. Lei invece ha cuore più sostenuto e faccia un po' più elastica. Quindi ho capito. Il risultato, fanno lo stesso lavoro in modo diverso. Bravo, con sensazioni differenti. Quindi in teoria dovresti sentire meno a fondo del nucleo, ma una faccia più morbida. Vai. Vedi, il rumore è anche più soffocato, è tipico di Varlion questo, sì. Il fatto che faccia meno rumore, la racchetta è molto densa dentro, molto piena. Come gestione mi sembra buona perché vedo che la muovi molto bene e comincia ad impattare, vedi, inizia ad impattare dall'alto. Probabilmente le altre ti impacciavano un poco come peso e come bilanciamento, questa è più maneggevole sicuramente. Questa ovviamente è l'impugnatura che mi dà sta... Ti dà fastidio? Piccolina? Sì, ma è piccola. Cioè, senti il grip piccolo in che senso? Come lunghezza o come volume? No, come volume. Ok, vabbè, lì manca l'over grip. Manca l'over sopra. Si sente. Quindi questo suono più chiuso è normale. È tipico di Varlion. Perché fa... Non so, pensavo fosse una questione che non c'entrassi. No. È tipico di Varlion avere un suono più soffocato. Anche questa, vedi, questa è la Born, la top. Se provi ad impattare, guarda, vedi, è un suono comunque più basso rispetto a quello di una Raptor. Raptor fa boom, LM27 esplode. Questa, se non la spingi tanto, il rumore non lo fa. Questa è molto pesante, questa è una delle mie racchette preferite, però da prendere a piccole dosi perché veramente il livello richiesto è alto. Adesso con Born, vediamo, Born Carbon Black. Vai, spingila un po' più verso il basso, tagliala un po', bravo, ok. Mancano le palline, arriva. Come la senti? Piace? Mi piace. Questa secondo me è uno dei best buy del mercato per chi cerca un po' di aggressività, perché non è pesante ma è un po' bilanciata in testa, ti dà potenza, ti dà un buon tocco. Non è soft, non è hard, quindi è un po' nel mezzo a far tutto
bene, secondo me. È il tocco, come vedi, non è malaccio. E poi, secondo me, questa ha un migliore spin rispetto alla versione Prisma. Il nido tape sopra. Sì, funziona meglio rispetto allo Slice, secondo me. Come se prendesse probabilmente più facilmente. Bella, bella, bella. Piace quindi Born Carbon Black? Questa sì. Esatto, prezzo anche interessante. Questa è quella che mi filmo. Questa parte da 2,50, quindi è anche come prezzo è una delle più appetibili, perché il prezzo quello è, non è scontata, cioè quello è. Ed è una scelta di Valion di tenere in sostanza questo prezzo calmierato a 2,50. Dai, con un po' di sconto arrivi anche sotto. Però se consideri che a 2,30, 2,40 non è che ci pigli una top come questa. A meno che non trovi la Raptor per esempio in sconto, come è capitato in passato, allora lì il dubbio te lo fai venire, ecco. Prova di questa, che è la Kraken. Allora, andiamo di Kraken. Sempre lo stesso discorso dell'accetto Starvai. Kraken Pro, è l'accetto Starvai, si accomoda con la mia modalità. Vedo che ti gasa questa Kraken Pro. Però pensavo fosse più leggera. No, non è leggera. Fende l'aria molto bene quando cerchi lo spin. Vedi come ti aiuta quando entri con lo spin? Perché ingombra meno. Ed ha una grossa familiarità col mondo del tennis. Bella, no, mi piace. Simpatica, eh? Sì. Vedi? Poi, casomai non ti trovassi a padel, la puoi usare nel beach tennis. Che le proporzioni sono le stesse in sostanza. È la racchetta che adoro questa qua perché è unica. E sono sempre stato amante delle racchette strane. Questa è strana, ma è bella strana. Bella l'idea dello sparapalle in negozio, fa la differenza. Sì, devo dire la verità, io all'inizio ero un po' contrario. Perché? Ma perché non lo so, io sono un purista. Io ho sempre detto al capo di padel guru, ho detto fai mezzo campo dentro ai negozi. Mezzo campo? Ma ci vuole giocando spazio, sul muro. Lui, che onestamente capisce più di me dal punto di vista, diciamo, del marketing, eccetera. Sì, e questo fa più spettacolo. Ha detto, senti, questa fa più è spettacolo. Meglio, va da sola. E c'hai ragione. Comunque è bella pure la Kraken. Piace la Kraken? Sì, la perplessità è solo che la troppa particolarità, non lo so, è... Perché questo è il dubbio che hanno tanti. Secondo me questa è una racchetta da utente che ne ha provate tante e dice sai che c'è di nuovo, ora mi provo anche la Kraken. Perché c'è poi anche, è impressionante, c'è anche la soft. Tu la vedi piccola e sì. Dici vabbè sarà leggera, sarà più veloce. Guarda, ci faccio due colpi invece io che proprio... è un po' che non ci gioco. Io l'adoro. Cioè una pala. Una pala violenta. Vedi. Beh, che vuoi fa? Però ce l'ho messa dentro, dai. Come tocco in realtà pure non è male, vedi? Ti piace la Kraken? La Kraken mi piace assai. La Kraken è una racchetta. È come su Varion. Vai su racchette particolari che hanno un'identità. Allora, ci siamo provati un po' di racchette la macchina lanciapalle. Quali sono le tre vincitrici del tuo test? Allora, quelle che ho sentito più mie: la Carbon Black, la Summum, la Starvai Kraken Pro e la Raptor. Che tra c'è? Le tre, quale preferisci e perché? Allora, devo essere molto sincero, mi sono trovato meglio con la Carbon Black. Per una questione estetica mi piace di più la Raptor, quindi ci mettiamo anche quella. La Kraken è particolarissima, è bella, ma forse troppo particolare. Sì. Non mi sento come, come prima pala o come pala unica, sì, fai difficoltà. Gioco da poco, allora mi spaventa un po'. Però la Carbon Black ti ha rapito.
La Carbon Black è bella, bella proprio, trovata comoda, mi seguiva in quello che volevo fare e sì, l'ho trovata molto calzante. Diciamo che siamo su tutte pale bellissime, particolarissime, perché anche la Raptor ha la sua particolarità, però probabilmente hai scelto quella più equilibrata tra tutte quante, che secondo me forse è la strada giusta. Sono d'accordo con te. Quindi io ti ringrazio per essere stato oggi qui con me. Sei stato tu gentilissimo, mi sono divertito tantissimo. E ragazzi, ci vediamo ai prossimi appuntamenti. Se anche voi volete una consulenza live o in un negozio Padel Guru oppure direttamente in campo, ci organizzeremo per i futuri episodi di racchette da incubo. Ma tanto incubo non mi sa che è andata bene, no? No, 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 anzi ti ho trattato bene. L'incubo è stato per il muro del negozio. Sì, abbiamo fatto qualche fosso nel muro, fatto qualche bozzo. Vabbè, chiamiamo un pochettino gli operai, si risolve tutto. Grazie. Grazie a te.